Buongiorno raga, benvenuti sul mio canale. Allora adesso faccio il video con questa videocamera top, quindi deve per forza venire bello il video. E vabbè, io questo è il video, ci provo. Ogni tanto guardo di qua perché di qua c'è stato il display, quindi mi guardo, ok, tutto a posto. Vabbè, oggi è il giorno dello sgarro, quindi andiamo a prendere a mangiare e poi vi faccio vedere cosa mangiamo oggi. Ovviamente lo prepariamo con voi. Ciao raga e benvenuti nel mio canale. Qui c'è Hamza, non sto a mangiare da sola. Ciao. Allora, che abbiamo preso oggi? Dai, facciamo vedere. Abbiamo preso il mondo. Il mondo, regà. Però così lui non si vede. Vabbè, devi vedere te perché altro. Poco poco. Così. Abbiamo preso pizza bianca. Ma poi chi se la mangia con tutto sto mangiare? Aspetta che metto un pezzo di carta sotto. Cioè, chi se mangia tutte queste cose oggi? Oh. Beh, sicuramente, raga, rimarranno e lui mangerà. Tutto, stasera tutto quello che, però così non ti vedi tu. Dai, vieni, facciamo vedere. Poi questo video lo monterò, quindi se succede qualcosa di vergognoso. No, non succede niente. Prosciutto, butto, eh? Lui si è preso il salame spagnolo. Mi fa impazzire. A me un po' meno. Quante cose, i supplì? Cioè raga, questa è giornata, perché madonna, quante cose. Vabbè, ma tanto mica la mangiamo tutto. Supplì, di che sa questi? Boh, no, ci sono arancini, mi sa. Ah, arancini. Però così tu non ti vedi. Va bene. Ecco. No, ma cos'è? Li metti un po' così. No, io mi vedo. Vieni tutte qua. Verso di me, vieni. Metti un po' lì. Okay. Questi sono arancini con dentro il ragù. Arancini. Bravo. Quanto olio però. Che c'ha dentro? Questi quelli semplici, no? Quante cose. Questi quelli semplici. Tutto ammorficato tutto. Ah, ma sta registrando. Ah, sì, è rosso là. Oh, se viene male sto video. No, questo no. Questo ti piace a morire. Lo sapevo. Questo guarda, c'ha tutto il ragù dentro, guarda sotto. Non te devi vergognare a mangiare anzi telecamera, alla fine ti guardano. Mica. Non vergogno, ma non c'ho tantissimi iscritti su YouTube, quindi va tranquillo. Questi? Beh, andavo tranquilla pure se c'avevo 1 miliardo di follower. Perché per me, raga, c'è la famiglia, non. Questi sono, mo l'assaggio e ve lo dico. Ti prendono le forbici? Cacio e pepe. Prendo un po' di sì. Ammazza che buono quello. Questo è buono, che è matriciana. E patatine fritte. Io raga già sono piena. Io mi prendi a me l'acqua, mo? Già c'ho sete io. Come ci sono? Ma strappiamo che i mani, tanto stiamo a casa, mo. Troppo formaggioso. L'acqua super fessante. Super fessante. Pure lui vuole un pezzo, tieni. Tieni. Questo a te ti piace da morire? No, lo conosco, no. Assaggia? Sa proprio te pecore, metti di più qua, mo. Metto il tavolo più in là? Stai comodo nel mangiare, tu, amore? Questo è buonissimo. Questo è troppo. Questa è matriciana, mi sa. No, è buonissimo. Guarda. A me. Qua è caccia pepe. Questo è male sano. Però cacio e pepe è troppo formaggioso, raga.
c'è qualcosa da... Io vuoi piacere? No, il telefono. Ah, mi si è attaccata, vedi? Eccomi. Adesso metterò davanti a voi il video YouTube. No, video TikTok. Raga, il pasto è già cominciato, sto anche registrando il video per voi, aspettate. Eccovi, eccomi nella telecamera. E c'è, raga. Non potete che adesso arriveranno anche altre cosine. Arriveranno anche altre cosine da mangiare. Ovviamente caricherò il video su YouTube e vi dirò quando è pronto il video su YouTube, perché devo stare a registrarlo, a fa quindi so quella sia qua che là. Quindi raga, un mozzico tanti a voi. Ciao. Che me mangio? Prosciutto su un pezzo di pizza. Alla fine, raga, ho fatto, mi hanno tanto chiesto il mukbang. Alla fine me l'ho fatto. Sarà calda, io no, acqua. Bevo da te. Alla fine me l'ho fatto. Famo così, da oggi ogni mercoledì farò questo video per loro, eh? Sì. Io devo sgarrare. Allora, sgarro con voi. Devono mettere tanta mi piace, tanta condivisione. Ma me devo pieno. Saggi. Che vuoi, picchiare dell'acqua, no? No, no, ma attacco. Amo, fanne proprio due, basta, Cioè, la faccio solo poco, sì. No, è calda. È buona, ma è calda ancora. Va bene. Ecco. Posso mettere? Che mangio, regà? Boh, questo, l'arancino. C'è pure il panino, eh? Ah, il panino, io non so se gliela faccio, eh? Allora. Boh. Vabbè, facciamolo, le mangio metà, però. Beh, io levo tutto questo riso e mangio il condimento, raga. Guarda questi, sapore. Assaggia il condimento, tiè. Sì, sì, normale. Tiè, te lo lascio così. Ma c'è pure l'altro. Ti vergogni a mangiarti la telecamera? No. Ti senti a casa? Vabbè, fino a stiamo a casa. Troppo non ce la faccio più. Questo è buono, ma... Oh, se questo sgarro mi ingrasso la settimana prossima me... Alla fine ho mangiato un supplì e mi è arrivata la carta, che ne so, ho mangiato un supplì, mezzo di quello, mezzo di quello, c'ho le cose in mezzo ai denti, ma sono messo troppo sale come dei travis. Ma perché tu non sei più abituato, amo? Noi stiamo a mangiare tutto senza sale. Né pasta, niente. Ma i youtuber
come fanno? Fanno il video così? Poi come li dividono? Li cancellano? Così. Perché li cancellano? E non fanno una cosa così intera? Eh? Questi perdoni a certi loro. E di che? Va. Non ho mangiato niente. No, basta, mangio quel mezzo panino e va. Perché. Raga, ci vediamo al panino, qui chiudo. È andata, sì. Ok, raga, siete le patatine. Mangiamo insieme le patatine e chiacchieriamo. Tu che fai? Vado a preparare i cose. La fettina panata? Sì. A me fammene una, mo. Il panino me lo divido a metà. Te levo questi? Sì, pure questo, va. Vuoi ancora di questo? No. Cominciamo a levare le cose, raga, perché ecco. Facciamo lo spazio. Sì, basta. E niente, raga, che famo? Mangio mezzo supplì, però. Non mi fa impazzire questo supplì. Ma poi che c'ha sto supplì dentro? Che è? Mi dai la pizza? Ne vuoi più? No, basta. Mangiamo un po' stasera. No, io stasera mangio soltanto verdura e carne. Mangio io stasera. Tieni. Abbiamo sparecchiato, non c'è più niente. Rimasti due supplì. Due patatine fritte. Ti amo, ti assa carta, ci metti perché mi è vicino. La vuoi la barbecue? Sì. Ah, brucia. Certo che se uno si mette a fare sti video tutti i giorni, amo così che mangia così. Vabbè, è come mangiavo io solo che facevo i video. No? Mamma mia, se mangi così. Vabbè, come ero arrivata io, raga, alla fine io mangiavo così. Solo che non mica capisco se registra, sta registrando. Boh. Allora, famo proprio due. Sì, amo. A me una fettina sola proprio. Perché sto scoppiando. Proprio regà. Questa maionese c'è una. Non so proprio cosa mangiare salse, patatine fritte, raga, non mi sono mancate, sai? Sei brava. Mi sento così in colpa che sto a mangiare, però. Stai mangiando niente? No, mi sono sfondata, mo. Sei sfondata. E guarda, ho mangiato un supplì grosso, un altro, mangiavo due supplì, pizza, salame. No, il salame non l'ho che toccato. Pizza non ho manco mangiato. Pizzettini. Boh, io mi sento in colpa. Stasera mangio. Ci abbiamo il minestrone, no? C'è. Minestrone? Sì. Se non c'è sta il minestrone mangio solo zucchine e carote lesse, basta. Mamma mia, raga, ma come facevo una volta a mangiare così tanto? Ma mangiavo molto di più, mangiavo tipo 4 supplì, raga. Scusate, mi idrato. Abbiamo comprato l'acqua naturale, però ovviamente dobbiamo finire questa. Sì, una volta mangiavo proprio. Tanto mo quella si fa subito, per quello ho acceso il video. Poi male che va, che ci stanno secondi che sto zitta, raga, li cancello. Cioè ci provo. Sta maionese è buonissima, raga, ve la consiglio. Non si chiude. Vabbè. Ve la consiglio, c'ha la faccia del Minion. C'ha la faccia di Hamza, ecco. È uguale al Minion, sono carini, dolcini. Vabbè, però vieni a mangiare anche tu ste patatine. Mi metti da mangiare davanti, mi sento come. Raga, io se c'ho il mangiare davanti è molto difficile. Abbiamo preso pure le pizzette rosse. Mo' gli diamo un mozzico, va, tanto per. Ve le faccio vedere. Io mi vorrei tanto fare le unghie oggi, però non ho niente per farmele.
Avevo preso le pizzette rosse, raga, ma... Che è qua, su tutta la plastica. Eccole. Abbiamo preso tante cose da mangiare. Ecco, già sto sudando perché ho cominciato a mangiare. Che brutto. Il cibo è bello. Ovviamente... Comunque sono dimagrita, la telecamera si vede. Mo' vi chiederete perché sta cucinando Hamza, perché io non sono capace a fare fettine panate, perché io le fettine panate le metto dentro un litro di olio e non vengono buone. Invece lui mette poco poco olio e vengono buonissime. Mamma, sono grandi quelle fettine panate, eh. Ma no. Una però vabbè, poi la divido qua nel panino. Il panino, portami poi il coltello, lo divido, perché quella voglio, quella piccoletta lì, quella grazie. Seconda patatina, sto contando quante patatine mangio, raga. O è la terza? Seconda o terza? Fammo terza, così mi tengo più. Che buone queste pizzette. Ah, io comunque quella dieta ce l'ho a pranzo, pizza rossa e bianca, vero? Sì. Questi quanti grammi sono? Donna, raga, sono diventata proprio malata comunque. Quanti grammi sono le pizzette queste? Se io conto i grammi, poi posso mettere le calorie, non c'è scritto, vedi quanti grammi sono. Ci vogliono... 600 grammi, cioè no, 100, 3 pizzette sarebbero. Fammi bere, raga, così sto piena, sto scoppiando. Amo, tu, giura? Tanto dentro lo sai, mezzo, mi fai mezzo panino? Ma tagli a metà, per favore. Duri? Ce la date duro. Vabbè, tagliami a metà il panino, per favore, ti prego. E poi la fettina me la mettete, grazie, mo. Comunque tu che non fai tantissimo dieta con me, potresti fare video dove mangi. A te ti piace mangiare? Certo, regà, che se vedete Hamza mangiare, però vi mettete paura, eh. Quarta patatina. Qui? Poi c'è un altro? Niente, dentro. niente dentro. E tu? Un bacione. Eccolo, regà, paninozzo. Ah, brucia, mo! Lo devi far vedere, ah. Prossimo morto. No, attento, bravo. Sto buono. Che buono. Ti ho sentito pure ASMR, l'olio che frigge. Buona. Buona. Vieni a mangiare, dai. A me una cosa, per esempio, non mi piace mangiare da sola. Mi fa sentire ancora più in colpa. Lui deve stare vicino a me, deve vedere quello che mangio, perché così dopo lui è molto realistico, regà, nel mangiare. Se lui mi vede sesta patatina, massimo 10. Lui, se vede quello che mangio, poi è realistico, dice: no, tu hai mangiato tanto e hai mangiato poco. Perché adesso il mio cervello mi sta dicendo che io ho mangiato troppo. Quando invece ho mangiato mezzo di questo, mezzo arancino, mezzo supplì di quello. Beh, ovviamente guardando così è tanto, però. Però in confronto a come mangiavo prima non è niente, raga. Vorrei fare più video qua, settima patatina. Più video qua su YouTube, però non so che fare. Dove chiacchieriamo? Posso comprare, se vi piace, raga, fatemi sapere nei commenti TikTok o qua YouTube. Se vi piace, posso comprare delle cose da Amazon e ve le faccio vedere. Amo. Cosa ti porto? Tipo i giochi, no? Quei giochi che crei profumi, crei tipo i slime, queste cose strane, mettate le case. Bella st'idea.
Mi sto scoppiando. Ottava patatina. Eccolo, il King. Ah, tu te ci metti proprio proprio lo zozzone. La faccio poi davanti, guarda. Quanta. Che caldo. Sono buona, no? Buona, giura? Schizzato. Schizzo. Buon appetito, Ari, buon appetito. Sì, queste sono tutte e due, guarda. Io ne ho mangiate 8, va. No. Contavo. 8 o 9, raga? No, no. A me piacciono quelle piccole. No. No, sono piena, no. Giura? Giuro. Però mo è buonissimo sto panino, ti giuro su Dio. Ti piace? Mamma mia, ci voleva. Io le capo devo scegliere se andare a mangiare. Questa per voi. Al sushi, al Mac, però come cucina il King qua. E che lui ha fatto il cuoco, l'aiuto cuoco. Ah! Ah! Quindi raga, non mi ha fatto quello. Ma dovete vedere quando mi fa la pasta? Com'è? Con cozze, vongole e calamari. Buono, buono, eh? Quella la settimana prossima. Carbonara. A carbonara. Matriciana. A carbonara. Riso con crema scampi. La prossima settimana me lo fai. Il prossimo sgarro mi sa che la settimana prossima è risotto alla crema e scampi. Pulello. Però di la verità, quante ore ci metti? Tantissimo, però viene buono. Tipo 4 ore ci hai messo l'ultima volta. Ha cominciato alle 5, alle 8 e mezza, 9 stava a mangiare. Perché lui compra buono, un... È buonissimo, ma... Però non me lo so gustato perché... Non me lo so gustato perché... Già detto non mangiare questa roba. Perché lui me l'aveva detto, ma non comprare, non ti entra la mangia. Io, no, no, lo vuoi. Perché io ho sempre questa mentalità da cicciona, raga. E ecco qua, alla fine non mi sono gustato il panino. Vabbè. Però. Io penso che puoi cambiare le abitudini, ma il cervello per cambiarlo è difficilissimo. Ci siamo fatti mezzo panino per uno? Pure tu, metà? Sì. Prima quanti ne mangiamo dei panini? Due per uno, tre? Sì. Ragazzi, mangiamo due panini. Con salsiccia uno per questo. Ah, ma ho comprato pure le salsicce, beh? Ah, sì. È vero, perché ho sgarrato un panino, ma con quelle salsicce non me le posso mangiare. O una sulla griglia sgrassata la posso mangiare. Sì, una. Ma no adesso, eh? Se no questo si alza e va a cucina, fermate. Allora, raga, e lui litigavamo sempre perché io volevo mangiare e lui non voleva, perché non voleva la salute mia, vero mo? È la prima volta che lo sgarro, penso che anche se adesso gli chiederei da farmi un tiramisù me lo farebbe, perché sa quanto sto a soffrire. Mamma mia. Oggi c'ho un'allergia, raga, no. Allergia alla polvere e abbiamo fatto i lavori a casa. Allergia ai cani e ho due bestie. Non ti vedo, non vengo qua. Ti vergogni?
Che buono. Sono a casa mia. Casa nostra. Casa tua, ma guai, eh? Come la casetta nostra. Che lui sta rifacendo con tanti sacrifici, tanti soldi, tanto amore. Io sono arrivata! Giuro? Giuro, basta. Non ce la faccio più. Te ti sei preso pure i biscotti. Vuoi uno? Dopo un mozzico, uno no. Mamma mia. Però se magari te lo mangi e me lo levi da davanti, mi fai un favore. Mamma mia, raga. Mangiato come un mangiare. Tu sei pieno, non mi dite, no, non ci credo. Di qualità? No. Mangia sta pizzetta, pizza, salame. Se non sei pieno, c'hai fame, mangia. Non mi piacciono, è troppo olio. Il arancino? No. La pizza col salame? Questa è buona, è morbida, come piace a te? Non mi piace, troppo olio. Il supplì? Tu sei malato di supplì, ti mangi in tutti i modi. Fatti un altro panino. Mi sento soddisfatta, ma mi sento in colpa. Mi devo soffiare il naso, scusate. Aspettate. Pulita, mo? Sì. C'è la maionese qua, sulle mani. Pulito il naso, tutto, bocca, tutto? Fatto un rotto. Sei piena, tu? Troppo. No. Non lascio più. Ok, un chicco di riso. Che mangiata, raga. Biscotti a voi? Mezzo biscotto per uno. Cioè io mezzo e tu te lo mangi. La porta adesso? Sì. Lui ha comprato anche dei biscotti per il dolce. Prima come dolce prendevamo le torte. Me le mangiavo tutte di notte. Cioè tu non mangi più niente? Basta. Vabbè, mo lascia tutto così, dai. Dopo sistemiamo. No, non leggo questo. Ormai c'è sonno. Là nel frigo, qualcosa dell'altra volta che avevi preso. Oh. Mi è rimasto qua, sì. Tipo quello con dentro gli Oreo. Un mozzico di quello voglio da. Ma sicuro mo che si fa così il pasto libero, mo? Cioè non è come pasto libero, cioè magari... Si fa pure peggio. Peggio? Di più di quelli. Vabbè, quando arriverò almeno... Cioè io già sto a 126 kg, raga. Tu non hai mangiato niente, alla fine. Ma non mi sono più pesata da lunedì. Ah, questi lui si è preso. Questo qui ci fa impazzire. Io non mi sono più pesata da lunedì, ma avrò perso qualche grammo. Ah, questo mi è rimasto qua. Quanti me ne mangiavo di questi? Ah, questi. Sono buonissimi. Avrò perso qualche chilo da lunedì. Sì. Tu che mangi? Questo. Oddio. No, io qui. Però è durissimo. Perché stava al frigo, no? Oh. Ecco uno. Questa non è dieta, ragazzi. Questa è sgarrare proprio la grande. Ma che sgarrare? Tu mi state scordi? Quando andavi al cinese, che facevi? Al ristorante. Al ristorante. Ti scordi, mi sa. Qua. Vabbè.
Mo devi provare a camino? Stasera. Dunque, raga, questi sono... Bah. Sai che è? Ma dopo ce l'ho. Tieni. Non voglio più. Dai. Trovate un uomo che vi aiuta anche su qua, perché alla prima lui è l'unica persona che se mi deve levare il cibo da davanti, regà, non lo fa con la cattiveria, cioè lui non mi ha mai levato il cibo da davanti con la cattiveria, cioè, capito come? Ecco, mo glielo do, però adesso ha visto, è stato a mozzi che me l'ha levato, però lo fa per bene mio, regà. Questo hai mangiato tutto intero, tu? Buono. Questo tu mangi il fono? Buono. Esatto. Che è molto bravo. Io do un mozzico, do un mozzico, do, perché così mi viene la cosa davanti. Come fanno quelli a fare i video, quelli non fanno i nomi, però vogliamo dei YouTube che a noi ci piacciono. Se ti levo il cibo per forza, che risolvo? Tanto tu mangi di scosso. Sono dei youtuber americani che erano magri, hanno fatto tantissimi video e poi sono ingrassati. Sono belli comunque, raga. Li amiamo, non li guardiamo. Non ho capito, sono sposati. Mi sa, vero? No, sono fidanzati. Bellissimi. E come fanno a mangiare così tanto? Però non li adoriamo. Quello vuol dire sgarra. Loro mangiano tantissimo. E noi li amiamo, quei due, stiamo sempre a guardarli. A me mi fa l'acquolina quando li guardo. Però... troppo. Ma secondo te qua le cose sul tavolo lo finiscono o poi lo lasciano? Wow. Lo finiscono perché è fatto in grasso così. E un biscottino pure a lei, tieni. Ma vedi? Il suo è a forno vecchio. Ma che è? Quello vecchio, quello funziona. Però è arrugginito. Ma no, buono, lascialo. Compro lì. Ferro vecchio, perché? Ma lascialo lì. Questo, ma... questi, ma... mi ha rovinato... questo mi ha rovinato, devo rimanere col sapore di quello. Vaffan bene, ma... ma che ci trovi di bello? Biscotti. Io basta. Io anche, regà. Questo è stato il mio pasto libero. Mo si fa una bella partita e basta. Sì, infatti adesso digeriamo. Come il caffè? Sì. Adesso? Tu lo vuoi adesso? Dopo. No, adesso troppo, dai. Non entra più. E niente, vedi che spreco di cibo? Adesso questa cosa mi dà fastidio, spero. No, questa la mettiamo in frigo. Sì, quelli pure tra una settimana, pure questo. Vabbè. Una settimana si mangiano. Ah, questi... no, questi però non mi sono piaciuti proprio di sapore. Ma che a me. Il dentro l'ho mangiato, però non mi c'è troppo olio. Le pizzette però devi assaggiare buonissimo. Le pizzette no, non fanno passivo. Vabbè, le pizzette domani sono buone. Perché durano 3-4 giorni, non mi piacciono. Ma perché tu sai come le fanno? 3-4 ecco giorni ti rimangono. Lui facendo il fornaio sa come fanno certe cose e quindi non gli piace mangiarle. Pizza bianca sì, stasera mangio. Io stasera mangio un po' di verdura, bah. Salute, amore. E vabbè, ragazzi. Ragazzi e ragazzi, il video è questo. Vi salutiamo. Noi vi salutiamo. Ci vediamo per il prossimo pasto. Mi saluta qua. Il prossimo pasto libero. E niente, ragazzi, ci vediamo su TikTok. Seguitemi su Instagram Ambra San Marco, YouTube Ambra San Marco, TikTok Ambra San Marco. E
seguitemi, mettetemi mi piace a questo video, raga, condividete, no? San Marco, dietro di te, guarda. No, questo l'abbiamo fatto. Raga, scusate del video, questo qui infatti stava nel video precedente. Ora farò del tutto per caricare questo video, speriamo che viene bello. E ci vediamo al prossimo video, raga, seguitemi qua da e dappertutto. Ciao! Ciao!